al congresso dell'Unione Mondiale dei Mercati, un documento importante, controfirmato da tutti, un documento che parte da un'iniziativa nata alcuni mesi fa da Italmercati a Roma. Sì, è diciamo, un ulteriore passo molto importante quello di oggi, di un percorso che è cominciato a Roma a gennaio, dove come presidente della rete italiana dei mercati ho invitato i colleghi presidenti delle federazioni, delle principali federazioni dei mercati all'ingrosso europeo, dell'Unione Europea in particolare, per cominciare una riflessione, per trovare un modo per essere più presenti, più attivi, più diciamo, consapevoli all'interno del sistema dell'Unione Europea. Ho trovato una condivisione generale di queste nostre idee che puntano a valorizzare il ruolo e la funzione dei mercati e a far riconoscere anche dalla Commissione Europea diciamo, una funzione strategica che queste infrastrutture svolgono. Il nuovo presidente dell'Unione Mondiale dei Mercati è un cinese a conferma dell'importanza di quest'area, un'area dove Italmercati ha già lavorato da tempo. Oggi il passaggio di testimone alla guida di questa associazione con il presidente dell'Associazione dei Mercati Cinesi, con cui noi peraltro ci siamo già relazionati, abbiamo già un piano di lavoro su cui stiamo operando già da qualche mese, è diciamo un'apertura, la testimonianza di un'apertura a un mondo importantissimo ormai del sistema economico mondiale che anche nei mercati sta diventando protagonista. È un riconoscimento importante a un lavoro fatto in Cina di cui va dato atto. Mercato di Genova qui a Barcellona per il Congresso Mondiale dei Mercati, un'occasione di visitare anche il Mercabarna, un'esperienza particolare per confrontare veramente l'operatività. Ma interessante, ma direi anche impressionante, le dimensioni non sono quelle alle quali siamo abituati, è una dimensione enorme, però stiamo capendo alcune cose interessanti, cioè una certa dematerializzazione del ciclo delle vendite, molta attività qua viene svolta a computer ormai e su questo dobbiamo misurarci, sulla nuova tendenza ormai affermata di non avere più il contatto diretto fra acquirente e venditore, ma tramite piattaforme, tramite l'informatica. Ecco. Qua la merce è tantissima, non si vede nessuno che compra, ma va via, quindi vuol dire che qualcosa succede. Un'occasione questa per esempio di Barcellona di confrontarsi fra mercati a livello mondiale per capire anche come scambiarsi dei know-how, un'opportunità che grazie anche alla rete di Italmercati sta diventando sempre più concreta. Sì, Italmercati è per noi una grande opportunità. Siamo a confronto a livello italiano con le migliori piattaforme agroalimentari d'Italia appunto e Genova fa la sua parte perché siamo molto avanti dal punto di vista logistico con le attività che abbiamo messo in piedi negli ultimi anni.